Una Puglia che continua a essere attrattiva, la fiera si sta dimostrando già dalle prime ore molto, molto frequentata, molto ben organizzata, ma soprattutto lo stand della nostra regione è come sempre, come tutte le altre fiere, oggetto della curiosità, dell'interesse degli operatori. Basti pensare alla partecipazione delle imprese e degli operatori che cerchiamo di mettere sul mercato, cerchiamo di accompagnare in un percorso che è sempre molto positivo per la nostra regione. Questo in un anno abbastanza complesso, un anno che ha fatto registrare ancora un'incidenza del Covid significativa nella prima parte dell'anno e un problema legato alla crisi internazionale in questi mesi che mina fortemente i bilanci economici delle imprese. Nonostante questo la Puglia ha mantenuto dei numeri assolutamente significativi, li annunceremo nella conferenza stampa di domani, ma siamo finalmente tornati ai numeri pre-pandemia. Questo significa che lo sforzo di promozione della nostra regione, del lavoro degli operatori di quest'estate è assolutamente significativo e che la Puglia può continuare a guardare al turismo con grande soddisfazione. Siete pronti ad eventuali richieste da parte degli operatori, considerata l'altra difficoltà che purtroppo oggi incombe, quello del caro di materie prime, di luce, gas, insomma? Beh, noi ci aspettiamo interventi importanti e decisi dal nuovo governo, perché la situazione è davvero critica e molte aziende rischiano di dover chiudere a fine anno, quindi ci aspettiamo un intervento deciso e strutturale. Dal canto nostro come regione continueremo nei programmi di incentivazione degli investimenti, così come abbiamo fatto in questi anni. Titolo Secondo e PIA hanno rappresentato davvero in questi anni la possibilità di intervenire sull'infrastrutturazione turistica della nostra regione con oltre 1.500 miliardi di investimenti che hanno permesso nuova ospitalità e ospitalità di qualità. Continueremo a farlo anche con un'attenzione legata alla sostenibilità. Questa è la fiera più importante per il business to business, superiore addirittura alla BIT. Il TTG di Rimini è un luogo in cui si compra e si vende già per la primavera e per l'estate 2023. Domani presentiamo i dati della stagione appena conclusa, ma la stagione non è conclusa perché settembre e ottobre ci daranno grandi soddisfazioni. Guardando al futuro, il bike, il turismo in bicicletta, l'enogastronomia, il food in particolare, e poi senz'altro i cammini, la cultura, tutto ciò che è turismo sostenibile. Sono fatti apposta per essere destagionalizzati, domani vedrete i dati degli stranieri. Destagionalizzare vuol dire internazionalizzare, abbiamo avuto un maggio boom che voi già conoscete, vedrete i dati di giugno e settembre-ottobre e capirete che la destagionalizzazione è già venuta. I turisti vengono in Puglia e scoprono che si mangia bene. Devono venire in Puglia per mangiare bene, è un passaggio di scala che dalla seconda motivazione di viaggio può diventare la prima motivazione di viaggio.